Buongiorno, contessa Elvira, moglie mia defunta. Ammazza quant'eri brutto. Tutto è trascorso così rapidamente. Ti innamorasti subito di me, di Alfonso, il tuo parrucchiere. C'avevo allora negozietta a barbiere che mi aveva messo su mio fratello Giuseppe, ti ricordi? Rammento la prima volta che ti vidi. Te volevo fare a barba. E tu ridesti. E quel sorriso suggellò il nostro amore. Poi sposi. Questa casa fu mia. Tutto mio. Ma in due eravamo in troppi e tu lo capisti. Ah, se lo capisti. Ti colpii qui, ti ricordi? Poi tu proponesti qualche cosa che io al momento non capii. Andiamo a fare una gita in montagna. Ma come in montagna? In montagna, andiamo in montagna, andiamo. Andiamo in montagna. E infatti lassù, fra i canti, l'allegria, l'euforia e i grappin, il crepaccio. Sparisti nel crepaccio. Ma come sparisti nel crepaccio? Perché? Ma chi ti ha dato la spinta? Ma perché indagare?